Ben ritrovati in prima linea le verità nascoste del piano di industria italiana autobus. Ne stiamo ragionando con i nostri ospiti. Silvia Curcio voleva intervenire nella fine della prima parte, insomma, sul ruolo che sta giocando industria italiana autobus in questa partita. Allora, partendo dal presupposto, da un dato che Bologna non è regalato lo stabilimento, sta incomodato d'uso, quindi non ha avuto lo stesso trattamento che ha avuto qui alla ex Irisbus. Io dico, qui lo dico e chissà, forse i posteri un giorno potranno smentirmi, non lo so, oppure quando qualcuno di Iveco, quando andrà in pensione, scriverà qualche libro e scriverà delle verità. Io dico che lo stabilimento non gliel'ha regalato Fiat e non è costato zero. Ci saranno degli atti che qualcuno prima o poi leggerà. E per me non è costato zero lo stabilimento, perché Del Rosso si contraddice quando a un certo punto dice la Fiat non regala niente. Questo è sicuro che non regala niente. Quindi, per quanto riguarda il fatto dello stabilimento, io non credo che glielo abbia regalato. Quantomeno avranno fatto accordi commerciali e poi un giorno forse queste cose verranno alla luce in attesa che lo stabilimento riparta. Noi come Fiamma Nazionale abbiamo chiesto l'incontro al governo perché nell'accordo c'è scritto che ogni 4 mesi dovevamo fare il punto della situazione. Dato che i 4 mesi stanno per scadere, pretendiamo che il Ministero ci convochi e insieme alla società e ci dica a che punto sono le cose. Questa volta insieme a Bologna, Anche è Bologna ha fatto la un'unica stessa società, richiesta. insieme a Anche Bologna ha Bologna fatto andiamo al richiesta. Ministero. Sì, anche Certo. Bologna, perché anche Bologna non è che sono tutte rose e fiori. Bologna, quando hanno fatto l'accordo, non c'era l'esubero degli impiegati. Oggi si fa il conto che ci sono gli esuberi tra gli impiegati, perché lì ci sono 24 quadri. 24 quadri corrispondono a un salario annuale dai 70 agli 80 mila euro. E per una società non credo che se lo possa permettere. Poi tutte le professionalità servono. Per quanto ci riguarda, ripeto, noi pretendiamo l'incontro, la convocazione al Ministero per fare il punto della situazione. Lì Del Rosso dovrà dire delle cose. A Carmine Loffredo voglio chiedere, da imprenditore, Del Rosso in qualche modo ha bacchettato Fiat nel corso di questo convegno, ha detto anche che c'erano dei danni per rimettere in piedi lo stabilimento, per mettere su i pannelli fotovoltaici, servono soltanto lì 6 milioni di euro perché il tetto non regge, poi però in qualche modo ringrazia Fiat. Qual è la verità? Allora, io ritengo che questi dettagli non è che a noi hanno interessato molto, anche se io vengo dall'energia alternativa, so cosa vuol dire. Il problema è uno solo. Noi dobbiamo, io voglio, perché è la prima volta che l'indotto ha avuto l'opportunità di parlare di un aspetto. Entrando nel merito tecnico, io non voglio perdere questa opportunità perché voglio incalzare e rendermi utile a Del Rosso per un semplice motivo, perché alla fine voglio essere convinto. Non dimenticate che io sono colui che ha dichiarato a suo tempo che voleva parlare con Dilisio, perché in un giornale di Milano fui intervistato, dissi io devo capire se Dilisio è un filibustiere o è un imprenditore, per cui io voglio andare fino in fondo, ragionare con onestà e con obiettività, e se posso dare un contributo lo voglio dare, perché ripeto, noi pensiamo che quello stabilimento, per quel che se ne vuol fare, può andare in produzione entro un anno, almeno settorialmente, settore per settore. Io penso che si possa fare. Noi il contributo lo vogliamo Perché dare. diamo per scontato che in Valle Ufita si produrranno autobus, insomma, su questo siamo tutti d'accordo. Io sono uno di quelli che me l'ero appuntato e nell'inizio di ogni nostra relazione. Io dico che l'economia futura dell'Irpinia è negli autobus. Abbiamo nella relazione c'è scritto nemmeno l'FMA e Melfi potrebbero dare garanzie come li potrebbe dare Valle Ufita, per un semplice motivo, lo diciamo, ci sono da fare i 20.000 pullman, però, esempio Avellino, stiamo svuotando le città di auto e ci vorranno i pullman. E i pullman sono come, ho detto in passato, le pompe funebri, si nasce, non sono mai Ma lei falliti. lo sottolinea perché teme che si produca altro in Valle Ufita. Le faccio No. ascoltare questa dichiarazione di Del Rosso e poi la commentiamo. A un Sì. certo punto lui ha detto: voglio darvi una notizia, ha parlato di Porto Franco. Sì.
La notizia che voglio dare ve la do ufficiale, nonostante tutto questo, proprio perché abbiamo uno stabilimento di 100.000 metri quadri e c'è il sindaco che ci ha espresso subito la volontà di tanti sindaci che mi hanno chiamato di creare un polo logistico, non da noi, insieme lo dobbiamo fare, io non riesco a creare niente. Il mio piccolo contributo come Industria Italiana Autobus, credo che anche ai parlamentari faccia piacere, perché non è facile averlo in Italia, noi a luglio saremo Porto Franco. Quando io dico a luglio saremo Porto Franco, lo sarà Flumeri. Lo sarà Bologna e lo sarà Flumeri, l'Industria Italiana Autobus. Per voi imprenditori sapete cosa significa essere Porto Franco. Significa finalmente allargare gli orizzonti all'estero di un nostro manufatto, senza che questo ci comporti pagamenti di dazi, gabelle finanziarie, dandoci respiro di essere un po' più competitivi. Poi ne parleremo nella riunione con i sindaci locali, ma soprattutto con gli imprenditori locali. Io vi metto a disposizione il Porto Franco di Industria Italiana Autobus a Flumeri. Che cosa significano queste parole? Allora, io ho voluto chiarire anche nella relazione, chiedere lumi sul Porto Franco. Se per caso, io già ho visto da più di un anno di questo argomento del Porto Franco, che poi si è accentuato con l'avvento di Del Rosso. Dobbiamo capire, il Porto Franco, se riguarda i bus e lo stabilimento ex Irisbus o i Valle Ufi. Sicuramente, lo ha detto Del Rosso, no? Ha detto. Perfetto. Noi allargheremo. Allora, all'estero la situazione logistica, parliamo del progetto logistico. Per quanto riguarda, mi sta benissimo se si parla dei bus a Valle Ufi, ma attenzione, per caso vogliamo destinare una parte dello stabilimento di Valle Ufi da qualche altro tipo di attività di logistica? E di spazio ce n'è, insomma, parliamo. No, io voglio domandare, perché là noi l'unica cosa certa che si può fare sono i bus. La nostra grande, lì bisogna fare PUM e bisogna attivarsi per farne 1000, 1500, 2000, come sta facendo la CEGA. Ne fa un dato. Del Rosso, prima di Industria Italiana Autobus, commercializzava autobus prodotti in Cina. Allora, se uno mette insieme le informazioni, senza essere un detective, il Porto Franco può anche essere un'idea che i pullman prodotti in un'altra parte del mondo possono arrivare in Valle Ufita, essere solo assemblati e venduti non solo in Italia ma anche in Europa. Il rischio che noi paventavamo qualche tempo fa, che e attraverso Del Rosso e attraverso l'Italia si possa aprire una porta della Cina produttiva in Europa, sarebbe per noi un guaio serio, perché di pullman da produrre poi in Valle Ufita nostrani e di spazio sarebbero molto ridotti, e se lo sono o lo saranno per noi lavoratori, figurarsi per gli imprenditori locali. Allora, se il chiarimento deve essere, la domanda da porre a Del Rosso è: ma tu sti pullman che farai a Bologna e i piccoli che sono previsti nel piano industriale, perché noi di autobus in Valle Ufita, quelli classici urbani ed extraurbani, non sono previsti. Allora facciamo chiarezza, se dovranno un giorno essere prodotti, sarà per un nuovo piano industriale. Noi siamo ancora all'anno zero, quindi i rischi sono che noi ritardiamo di altri mesi l'inizio del revamping, che è una ristrutturazione di vecchi autobus. I lavoratori devono continuare a vivere con 500 euro, quelli dell'indotto stanno ancora più, come dire, inguaiati. C'è un signore che dice delle cose e attualmente non li sta facendo. Quindi, se finora ha avuto degli sconti, lo dico anche alla Curcio, noi come sindacato dobbiamo riprenderci in mano la nostra autonomia di parti sociali e non dobbiamo fare sconti a nessuno, perché il prossimo incontro che faremo all'Unione Industriale, il buon Del Rosso deve chiarire se un giorno Valle Ufita potrà, avendo le potenzialità, produrre autobus. Al momento gli autobus li sta producendo a Bologna con l'indotto di Bologna, tagliando fuori anche il nostro indotto, e i lavoratori stanno in mezzo a una strada, quindi l'avvertenza
Per fortuna nostra l'abbiamo riportata a galla, perché c'era un dormitorio generale, e adesso, proprio perché tutti sanno che ci sono i ritardi, dobbiamo recuperare. Recuperare il rientro dei nostri, le attività che si possono fare anche all'esterno, ma qui la verità è che il buon De Vincentis, che le lacrime sue somigliano attualmente a quelle della Fornero, ci deve dar conto del perché sono passati 4 mesi inutilmente, che forse passerà ancora un altro 6-7 mesi, e noi nel frattempo stiamo facendo aria fritta in questa vertenza. Quindi attenzione, non ce n'è né per l'indotto e neanche per noi, perciò dobbiamo recuperare. L'indotto sarà presente a Confindustria al prossimo incontro? Noi non l'invito non l'abbiamo avuto e non ci andremo, se non c'è, però mi fa piacere che i sindacati e gli operai facciano questi incontri, perché da quel che vediamo possiamo lavorare su più fronti, però dopo bisogna compattarsi, cose che abbiamo chiesto da anni questo. Solo per titolo, ecco la seconda domanda: quali attività produttive connesse potrebbero essere affidate all'indotto Irisbus? Poi l'altra domanda: oltre ai piccoli bus, quali a Valle Ursa si produrranno dei 10, 12 e 18 metri? Cioè, noi le domande dettagliate gliele abbiamo fatte e lui ha dovuto dare, e ci ha dato alcune risposte, le avete sentite dal suo intervento. Ma la cosa più importante, perché poi sarò costretto ad andare via, è, io voglio dire questo: bisogna adesso, seppur ognuno per le proprie competenze e per i modi, procedere a capire, perché io sono convinto che nell'arco di 3 o 4 mesi, se noi dialoghiamo con Del Rosso, ci confrontiamo, mi permettete che l'indotto potrebbe dare un contributo a un possibile programma di lavoro e di occupazione, di sviluppo in quell'azienda, potremmo dare un contributo, per cui dare la traccia di come avviare e in quanto tempo, parzialmente o totalmente, la produzione a Valle Ursa. Ecco perché abbiamo bisogno di dialogare, di capire, perché dopodiché usciremo fuori con una proposta che la renderemo pubblica a tutti, sia ben chiaro. Silvia Curcio, se, lei ha già cambiato maglia, nel senso che la ricordiamo, insomma, in questi lunghi anni di vertenza con la maglia dell'Irisbus, oggi indossa la maglia dell'Industria Italiana Autobus, e la scritta, come dire, non lascia spazio ad interpretazioni: la lotta paga e continua. Esatto. Continua, perché quella maglietta Irisbus ha permesso in questi 4 anni di far parlare di noi e di arrivare alla risoluzione della vertenza. Ora è un'altra vertenza, adesso si chiama Industria Italiana Autobus, e comunque bisogna continuare. Ecco, come diceva la politica che è stata lì al convegno, non è che si può dopo 4 mesi dire vicino a Del Rosso lei faccia imprese e io e noi facciamo politica. Ma la politica di questo territorio si preoccupa che quello stabilimento non sta ripartendo? Si preoccupa che dobbiamo avere questo incontro al Ministero, che il decreto della cassa integrazione non è stato ancora firmato e che noi, come dice Zaolino, stiamo campando con 500 euro. Quindi la politica è quello che deve fare. Quando io ascolto il cittadino Sibilia, onorevole, che dice: piano trasporti, sì, ma tutti questi 4 anni noi questo abbiamo detto, che bisognava finanziare un adeguato piano nazionale dei trasporti, perché bisogna che i 20.000 autobus vengano cambiati. Le misure di tutela che abbiamo sempre detto e che Del Rosso sottofondo lo ha fatto capire sono queste, perché la Francia e la Germania lo fa, perché la Irisbus si è continuata a lavorare in Francia quando ha chiuso a noi, e perché il governo francese ha fatto ha creato le condizioni affinché la Fiat lavorasse là. L'ultimo contributo, l'appello alla politica di Del Rosso, ascoltiamo questo ultimo brano. La politica è la stessa politica locale che, finché non veniva uno scemo come Del Rosso, che ha fatto solo chiacchiere fino adesso e non dati di fatto, e che ha investito tutta la sua vita per rilevare 500 persone, di cui 300 di Fumeri, e su cui si è impegnata a comprare uno stabile, a rimettere uno stabile industriale, ha visto lo stabile impacchettato e portato via all'estero e in Africa, è quella stessa politica che oggi, e vi chiedo scusa per questo, non era offensivo, era un grido d'aiuto, ecco, vi chiedo doppiamente scusa, non voglio far polemica, però credetemi,
Io non so fare forse l'imprenditore, ma sono l'unico che ad un certo punto ha deciso di mettere tutto quello che aveva per venire in Irpinia a riaprire uno stabilimento depredato. Da 100 miliardi di lire buttate. Allora, è un aiuto che vi chiedo, e voi giustamente siete pronti a darmelo. Io ho detto una cosa al governo, contestabile o meno, ai governi. Noi non chiediamo elemosina, vogliamo commesse. So che i politici non devono andare a trovare le commesse per conto mio, ma so altrettanto che le politiche industriali le fanno i governi. E come io ho visto fare politica industriale in Germania, e le ho fatte anch'io intorno a quel tavolo, ho visto che il governo in primis e nei Länder, che sono le regioni, i governatori dei Länder, soprattutto quelli dove insistevano le fabbriche, erano prima e meglio degli imprenditori andare a bussare e pretendere. Poi venivano dagli imprenditori, pretendevano. È chiaro il ragionamento di Del Rosso, cioè però c'è stata la risposta, non abbiamo tempo di farla ascoltare da parte dei parlamentari, insomma poi ci sono delle regole europee anche per gli appalti, Del Rosso dice in Turchia però ci costringono a creare uno stabilimento, si può. Allora subito io ho consegnato un documento che abbiamo recepito e abbiamo dato, abbiamo lavorato per 3 anni a scoprire come facevano in Francia. La domanda che fece presa diretta a quel responsabile disse, era una domanda mia, e disse chiedete questo, come fanno ad acquisire, che poi una cosa l'abbiamo scoperta e lo applicano, lo stesso criterio l'ho consegnato a qualcuno di loro, ai politici, dico ecco come fanno all'estero, c'è una regola, Finlandia, Irlanda, la Francia, tutti l'adoperano quel sistema, per far affluire le commesse al mercato nazionale. Detto questo, io voglio concludere con una cosa importante a proposito di Confindustria. Confindustria merita un discorso a parte. Mi dispiace che non c'è il presidente, perché di solito quando. Che noi abbiamo invitato, era all'estero. No, ma io di solito non è mia abitudine parlare degli assenti perché non è corretto, perché non hanno l'opportunità di poter ribattere. Però Confindustria merita un discorso a parte. Breve, siamo in chiusura. No, merita un discorso a parte perché ha delle grandi responsabilità, però io sono pronto a dire, mettiamo un attimo da parte, chiariamoci, però guardiamo avanti, e come lo dico agli operai, al sindacato, a tutti, signori, ognuno per le proprie competenze cerchi di raccogliere quanto più è possibile e facciamo... Chiaro? Sinergie. Paolo, prima che lei ci lasci, noi possiamo tentare una strada nuova, nel senso che gli autobus li stanno facendo a Bologna. Noi dobbiamo sfidare Del Rosso a dire gli imprenditori irpini sono già pronti per essere fornitori di Bologna in attesa che poi le produzioni irpine possano essere, come dire, ulteriori allargamenti di commercio. Però voi vi dovete dare un atteggiamento, come dire, concorrenziale con quelli di Bologna. Se fosse così, sarebbe un'altra sfida. Ma diciamo che la sfida è stata persa in partenza, questa è una mia considerazione personale, in quanto Del Rosso dice che nel presentare il piano industriale ad Invitalia ha già coinvolto delle società irpine, non sappiamo quali, come e perché. No, posso forse... anche darti, Dario. Allora, noi abbiamo, ecco perché all'inizio ho detto, il mio obiettivo era quello di, non tanto entrare nel merito in questa fase, perché è la prima volta che l'abbiamo conosciuto, è quello di programmare qualche cosa per fare un passo alla volta. Quello che tu, ti do del tu, perché sì, una volta bene, ci davamo del tu, quello che tu hai detto in questo momento l'abbiamo fatto. Difatti, fra 20 giorni noi organizzeremo un incontro con tutte le aziende dell'indotto, anteremo anticipatamente le schede e incontreremo tutte le aziende, perché lui vuole, ha detto, per cui abbiamo dato dei tempi, e ecco così si fanno la politica. Questo dei piccoli passi. Questo è arrivato dopo la sollecitazione vostra, giusta? Sì,
Però c'è un piano industriale che in queste ore viene presentato ad Invitalia, che ha già visto la collaborazione di società irpine. Parole di De Rosso nel corso sì, del convegno. Sì, infatti posso dire, ha detto anche che dopo vi darò anche i nomi, poi qualcuno non gliele ha chiesti quei nomi, però lui ha detto dopo vi dirò anche i nomi delle aziende, degli imprenditori irpini che hanno partecipato a questo piano. Allora, spero che lui li dia dopo aver incontrato noi, perché se lo farà prima... Ma se già hanno partecipato, cioè... Allora, e allora se, hanno, se già hanno partecipato per la quinta volta... Questo ho capito io, poi... Allora, il piano Invitalia viene discusso oggi a Roma, se, allora, piano, lo vedremo. Se viene fuori una cosa del genere, per la quinta volta... Gesù è stato tradito 3 volte, io dico che con Vittuzio ci ha tradito 4 volte, lo dimostro con documenti. Se questo che dici è vero, è il servizio che lo ha no, se lui dice che è vero che già hanno coinvolte aziende dell'indotto irpino alla discussione, alla partecipazione, non ha parlato vuol, di dire che, vuol dire che Confindustria per la quinta volta ha tradito il territorio. È chiaro, non ha parlato di indotto, non ha parlato di indotto, e di lì, come dire, anche il dubbio, ma il dubbio sembra una parola negativa, insomma, l'ipotesi che nel piano industriale ci sia anche altro al di là della produzione di autobus, perché poi sul tappeto dobbiamo mettere anche questo, almeno facciamo questo mestiere, proviamo a scavare nelle cose. Vedremo Invitalia che cosa approverà, vedremo quale sarà il futuro di Valle Ufita. Questo altro. Allora, noi siamo in una trasmissione dove gli operai e i cittadini ci ascoltano e daranno anche un giudizio. Ma se stiamo in una fase, come dire, che stiamo scoprendo delle verità un po' alla volta, torna alla mente l'idea di qualche tempo fa, prima che concludessimo col Del Rosso, che quello stabilimento potesse diventare uno spezzatino e noi eravamo tutti contrari. Se dopo l'avvento di Del Rosso nei fatti diventerà uno spezzatino, lo sappia fin d'ora Del Rosso, noi siamo contrari. Perché noi siamo Industria Italiana Autobus, abbiamo fatto le lotte. Per la verità Bologna è arrivata in un secondo tempo e si è messa in prima fila, si è accomodata per le note vicende, perché senza la Fiat noi avevamo perso la licenza, Bologna invece ha portato in dote la licenza. Ma giustamente, come dice Loffredo, patti chiari, amicizia lunga, andiamo a fare chiarezza. Se anche Confindustria eventualmente per interessi diversi dai nostri ha scelto strade diverse, lo vedremo, perché io credo tempo 10 giorni avremo il confronto ufficiale con Del Rosso ad Avellino all'Unione Industriale, e io sarò insieme alla Curcio e a tante altre organizzazioni sindacali, faremo come dire, chiarezza, perché la chiarezza serve a tutti quanti noi per capire se questo è un bluff o se questa è l'ennesima vertenza di bluff dove alla teoria non seguono i fatti, e se invece ci sono le condizioni per dire, qui ci sono anche fiorfiori di imprenditori che proporranno in modo competitivo prezzi, qualità eccetera, e ovviamente a noi fa piacere che invece di produrre a Bologna nell'indotto si possa produrre qui, ma facciamo quella chiarezza. Non è detto che sia un fatto negativo questo, sì, tipo, però... è che ci sia possibilità di produrre anche altro e che ci sia spazio naturalmente per gli autobus e per altro, non è detto che sia un fatto negativo. Guardi, c'era basta addirittura sapere. Chi pensava che si potessero produrre pomodori, imbottigliamenti vari in quello stabilimento. Il piano che si collega allora, alla capacità in Valle Ufita. Allora, insomma, noi come sindacato abbiamo fatto un accordo al Ministero dello Sviluppo Economico per fare di 1 milione di metri quadri e 126.000 di capannoni per fare attività produttive collegate con gli autobus. Se ci sono delle novità, queste novità devono essere spiegate prima alle organizzazioni sindacali che rappresentano 500 persone, poi all'opinione pubblica, e ovviamente poi vedremo se la coerenza di Del Rosso
è quella di essere una persona seria e noi gli diamo questa credibilità, perché poi sull'altare degli interessi si può anche sacrificare la coerenza. È uno stabilimento che costa zero, in un piano del genere acquisterebbe sicuramente valore, insomma, certo. Non ci vuole la sfera di costa cristiano. Zero e vale 40 milioni però. Ripeto, rispetto ai 4 anni passati, voglio porre, come loro dicono spesso, dice lui, per quanto riguarda la fiducia, assolutamente, perché abbiamo bisogno di dialogare e siccome le competenze all'interno delle aziende ridotte è talmente alta perché hanno lavorato per 40 anni, lui ha saputo dopo la riunione di una delle aziende che era presente con noi, dopo la riunione, gli hanno fatto vedere un filmato dell'azienda, ha detto ma voi siete altamente qualificati, allora vuol dire che siamo competitivi, oggi ancora siamo... Allora vuol dire che fino ad oggi vi aveva messo da parte. No, no, lui, no, guardate, io non voglio essere così facile nel dire fare certe affermazioni. Vabbè, abbiamo capito. Io mi voglio rendere conto, io l'ho incontrato una sola volta e per un'ora. Non l'ho incontrato 10 volte, ora mi ha proposto di incontrarlo con tutte le aziende, per cui entreremo nel merito specifico. Lui, non essendo un tecnico industriale, per cui ha bisogno di recepire con un certo qual modo... Questa è la cronaca delle prossime settimane. Ah, perciò, figura, 4 anni abbiamo aspettato, figurati che aspettare 15-20 giorni non è la fine del mondo. Io siamo in chiusura e ringrazio Carmine Loffredo per essere stato con noi, Giuseppe Zaolino per essere stato con noi, Silvia Curcio per essere stata con noi. La vertenza prosegue e continueremo a seguirla, sperando naturalmente nel bene di tutti, nel bene dell'Irpinia. Grazie per l'attenzione, ci vediamo la prossima settimana, se lo vorrete, in prima linea.